Conferenza stampa. Apriamo oggi con questa conferenza stampa la quarta week del palinsesto di settimane che abbiamo dedicato come assessorato alla cultura a quattro diverse discipline e che si sono collocate ambientalmente all'interno dell'anno, ciascuna per ogni stagione, secondo quel progetto che presentavamo in occasione della presentazione del programma Fare di Arte si chiama. Le week, ricordo, sono ACWI, dedicata al mondo dell'arte nella primavera, Photo Week, che abbiamo appena celebrato la seconda edizione con grande successo nella stagione dell'estate, la Milano Movie Week, in cui oggi annunciamo la prima edizione per appunto la stagione autunnale, e poi Milano Music Week, in cui realizzeremo la seconda edizione al mese di novembre per quanto riguarda l'interno. Inizierei la presentazione del progetto e del programma, passando naturalmente la parola al sindaco di Milano, che sa. Buongiorno, grazie a tutti voi per la presenza. Il modo di lavorare di questa amministrazione, lasciatemi dire il modo di lavorare della città, è quello di continuare ad andare avanti, fare un passo avanti in ogni momento, sapendo che poi sono mai passi conclusivi e c'è sempre spazio di miglioramento. Ciò è tanto più vero per questa settimana che si presenta con le carte in regola perché ha alcune caratteristiche, poi chi mi seguirà mi sottolineerà, ma dirò qualche parola anch'io. Però ecco, comincia a essere una settimana compiuta, comincia a essere una settimana importante, sappiamo, ripeto, che non considereremo il 2018 un anno d'arrivo, ma sarà un passaggio per poi continuare a migliorare. Alla fine il nostro obiettivo è fondamentalmente questo, cioè dare ordine a quello che facciamo e dare un senso a perché lo facciamo. Questa idea delle week, delle siti, non è un'intenzione di marketing, ma è un modo per comunicare ai cittadini, ai turisti, ai partner che hanno voglia di fidarsi con noi, un modo di lavorare. E quindi è un elemento ovviamente grande ordine e di grande comunicazione. Come state notando, e io prometto che sarà così per tutto il nostro mandato, non andiamo avanti a tentativi, per cui facciamo delle cose, poi magari ci rinunciamo, prima di arrivare a dare dimensione, corpo a degli eventi, vogliamo essere sicuri che abbiano senso, che colgano un interesse, ma non solamente un interesse di chi assiste poi agli eventi stessi, ma interessi anche degli operatori che decidono di essere nostri parte. Quindi di fatto siamo arrivati a questa consapevolezza sul cinema inteso in senso allargato. E per cui ecco, la nostra promessa è che sarà sempre qualcosa da aggiungere, a migliorare e mai un passo indietro. Certo è che il palinsesto degli eventi di Milano è un palinsesto che comincia a diventare importante. C'è un elemento fondamentale, noi qui non stiamo parlando di eventi un po' anche isolati dalla quella settimana isolata dal resto dell'anno o per cui non ci sia poi una ricaduta, una connessione con le qualità del territorio, ma su tutto stiamo cercando di trovare una formula per cui ciò aiuta a valorizzare la vita cittadina e la vita degli operatori di un particolare settore. Per esempio rispetto al tema in generale del cinema, ma dell'audiovisivo, è chiaro che Milano, vedete anche voi, è diventata una location quasi ideale per pubblicità, ma dicendolo anche la consapevolezza che noi possiamo fare molto, molto di più per rendere tutto più facile, tutto più veloce. E quindi però per agganciare, ripeto, l'evento al vissuto di tutto l'anno. Quest'anno c'è molto, ci sono alcune cose che sottolineerei, poi ripeto, chi mi seguirà sarà molto più dettagliato, però certamente il quarto festival internazionale degli umanitari bisogni del mondo, la faccia del triennale, sarà un momento importante. Penso che la mostra su clave cardinale sarà importante. Ecco, io certamente ci sarò il 18 settembre, quando invece prenderemo omaggio a Ermanno Olmi e ai suoi film. Olmi ha avuto
figura importantissima nella politica italiana, è sempre stato un po' milanese, ha conservato una casa, un piccolo appartamento in cui io sono stato più volte con vista del castello fino a quando non riuscirà più a camminare e salire l'ultima rampa di scale, e ha avuto una presenza importante in esso. Per cui ci sembra anche giusto dare questo riconoscimento a questo evento. Però ripeto, riparto dall'inizio e riparto dal mio ringraziamento a tutti voi, perché c'è in noi l'umana consapevolezza che l'amministrazione pubblica da sola può dare il mio indirizzo, ma non è che riesca a fare invece tutto questo, a rendere vivo tutto queste grandi idee che stanno facendo su Milano. Ecco, la vostra presenza è rassicurante, la vostra volontà di con noi rilanciare ogni anno è rassicurante. Penso che però questo sarà veramente l'anno verità sul cinema, sulla Movie Week, e quindi non mi resta che concludere dicendo che poi vi aspettiamo numerosi, contando sul bel tempo, perché quello aiuterà a cercare di fare. Grazie.